Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul mio canale YouTube. Oggi iniziamo a parlare di gas e precisamente tratteremo la legge di Boyle. Come mia consuetudine, prima di entrare nel merito, vediamo un attimino di definire lo stato gassoso. È uno stato estremamente disordinato in cui le particelle sono dotate di elevata energia cinetica. Le particelle, poiché sono molto distanti tra di loro, sufficientemente distanti, non presentano delle elevate interazioni. I gas riescono a occupare tutto lo spazio disponibile e non hanno né forma né volume, ma assumono la forma e il volume del recipiente che lo contiene. Altra caratteristica è che hanno una bassissima viscosità e che, a differenza dei solidi che non sono comprimibili e dei liquidi che lo sono molto, praticamente anche i liquidi sono incomprimibili, i gas possono essere fortemente compressi. I gas sono totalmente miscibili tra di loro e quindi vanno a generare delle soluzioni omogenee, però quando parliamo di gas parliamo più correttamente di miscele gassose, in cui le proprietà fisiche sono uguali in tutti i punti della miscela stessa. I parametri termodinamici che definiscono un gas sono i seguenti: la pressione in atmosfere, il volume in litri, la temperatura termodinamica in Kelvin e la massa. La massa però viene espressa in numero di moli. La relazione che tiene unita tutti questi quattro parametri non è altro che la legge di stato dei gas perfetti, quindi PV, l'equazione di stato dei gas perfetti che andremo a studiare successivamente, PV uguale ad N per R per T. Bene, adesso affrontiamo da vicino la legge di Boyle. Va detto innanzitutto che questa è una legge empirica, basata su numerosissimi esperimenti. Nel 1660, quindi Boyle promulga una legge, cioè dice questo, che mantenendo costante la temperatura e anche la massa del gas, la pressione di una certa quantità di gas è inversamente proporzionale al volume, cioè Boyle, mantenendo a temperatura costante la massa, ha voluto quindi vedere che relazione intercorre tra la pressione e il volume. La relazione può essere scritta in questo modo, quindi che P è proporzionale a 1 su V. Se dovessi rappresentare graficamente questa relazione, avremmo questo grafico. Quindi posso indicare indifferentemente in ascissa è ordinato il volume o la pressione, quindi 1 su V, quindi non V, in litri, la pressione in atmosfera, e il grafico che ne scaturisce è il seguente. Cioè, cosa significa? Significa che se io per esempio dimezzo la pressione, il volume raddoppia, oppure se aumento, se raddoppio la pressione, il volume in questo caso si dimezza. Noi siamo soliti studiare la legge di Boyle, o legge anche dell'isoterma, applicando questa relazione, che è equivalente a quella che abbiamo visto prima, cioè che PV, quindi che il prodotto pressione per volume, è costante. In questo caso la figura che ne fuoriesce non è altro che una iperbole equilatera che possiamo osservare in questa figura. Volevo sottolineare un aspetto, cioè se noi andiamo a considerare volume in litri e pressione in atmosfere e andiamo a costruire questa iperbole equilatera, se noi per esempio volessimo comprimere una certa quantità di gas, quindi delta V, e per esempio delta V, quindi quantità uguali, ok? Notiamo che per comprimere il gas, per esempio questo volume, quindi questa pressione,
quindi delta P, e quindi la variazione di pressione è molto maggiore rispetto a, per esempio, a questa. E questo cosa ci sta a indicare? Ci sta a indicare, il disegno non è granché, ci sta a indicare che i gas sono maggiormente comprimibili a basse pressioni. Ora, per vedere come funziona la legge di Boyle, ho preparato un breve video, un'animazione in cui vediamo come funziona. Quindi è un isoterma, cosa notiamo? Che aumentando la pressione sul gas il volume diminuisce, vedete, e aumenta in questo caso la pressione. Bene, adesso eseguiamo un brevissimo e semplicissimo esercizio applicativo della legge di Boyle. La legge di Boyle, abbiamo detto quindi, che è PV uguale a K, ma possiamo anche scrivere questa relazione nel seguente modo, che P con 1, V con 1 è uguale a P con 2, V con 2, uguale a P con 3, V con 3, e così via. Cosa ci dice l'esercizio? Calcolare il volume finale raggiunto da 50 litri di CO2, quindi V con F rappresenta la X, il volume iniziale V con I è uguale a V con 1, è uguale a 50 litri, sapendo che la pressione passa da 2,5 atmosfere a 1,5, quindi in questo caso P con 1 è uguale a 2,5 atmosfere, e in questo caso P con 2 è uguale a 1,5 atmosfere. Andiamo a sostituire i valori, quindi abbiamo P che P con 1, V con 1 è uguale a P con 2, V con 2. Mi raccomando, qui non è questa una proporzione, non dobbiamo scrivere assolutamente P con 1 sta a V con 1, come P con 2 sta a V con 2. Quindi andiamo a sostituire, quindi il volume finale V con 2 non è altro che pari a P con 1, V con 1, fratto P con 2. E quindi abbiamo 50 litri per 2,5 atmosfere fratto 1,5 atmosfere, andando a semplificare, V con 2 è uguale a 83,3 litri. Quindi è coerente con quanto detto dalla legge di Boyle, cioè in questo caso abbiamo assistito a una diminuzione della pressione, quindi abbiamo avuto un aumento del volume. Ok, io ho terminato questa breve lezione e vi invito a condividere i miei video, a sostenere il mio canale, iscrivetevi e schiacciate un like. Alla prossima, ragazzi, arrivederci.